Eccoci qua, iniziamo subito questa zuppa di oggi, mercoledì, anzi no, oggi è giovedì, giovedì 8 aprile del 2021. Allora, i temi sui giornali fondamentali riguardano ovviamente, come sempre in questo periodo, i vaccini, però questa storia dei vaccini di AstraZeneca è una storia incredibile, incredibile, cioè se tu la vai a raccontare in giro questa storia di AstraZeneca, dici, ma che ragazzi, ma qua siamo governati da una pattuglia di tossicodipendenti che hanno assunto delle sostanze proprio nell'acqua che bevono la mattina, neanche nel latte perché c'è qualcuno allergico al latte. Cioè, AstraZeneca, in realtà oggi quello che succede è che c'è una raccomandazione del Ministero della Sanità, dopo il responso dell'EMA, per cui si deve somministrare il vaccino AstraZeneca sopra ai 60 anni. Allora, io non capisco intanto perché i giornali non facciano una tabellina che io adorerei fare e continuo a fare a Quarta Repubblica, che è la seguente. AstraZeneca nella sua storia recente è stata consigliata solo a coloro che avevano meno di 55 anni. Poi hanno detto consigliamola soltanto a quelli che hanno solo meno di 65 anni. Poi è stato detto, terza cambiamento, consigliamola a tutti quanti. Poi dopo l'Agenzia Europea del Farmaco e l'AIFA l'hanno bloccata e ora hanno completamente capovolto il consiglio e dicono a quelli sotto i 50 anni, sotto i 55 anni, sotto i 60 anni non consigliamo l'AstraZeneca. E questa è la prima cosa incredibile che non riesco a capire perché i giornali non facciano una tabellina con le date di tutte le minchiate che abbiamo raccontato sull'AstraZeneca, anche lo so, anzi lo so bene, perché i giornali con un'idea malcelata di combattere i Novax che non si combattono censurandoli, ma con la trasparenza, beh, insomma, non vogliono raccontare tutte le stupidaggini che AIFA e EMA hanno fatto su questo vaccino. Ma la cosa più grave non è tanto questa, ma è il fatto che ieri l'Agenzia del Farmaco Italiana ha detto e il Ministero con quel genio di speranza hanno detto sconsigliamo l'utilizzo sotto i 60 anni. E giustamente oggi nei retroscena di tutti quanti i giornali, negli articoli di tutti i giornali, viene citato il governatore del Veneto Zaia, il quale dice: ma secondo voi ci sarà mai un medico che si assumerà la responsabilità di somministrare una dose di AstraZeneca a una persona che ha un'età inferiore ai 60 anni? Ma è ovvio che non ci sarà nessuno. Hanno indagato due poveri cristi di medici, hanno indagato anche i fattorini che portavano l'AstraZeneca in Sicilia perché ci sarebbe stata una presunta correlazione con una morte. E secondo voi, dopo questo diciamo, suggerimento del ministero di non somministrare l'AstraZeneca a coloro che hanno meno di 60 anni, ci sarà un medico che si assumerà la responsabilità di dare l'AstraZeneca a uno di sotto i 60 anni. By the way, apro la parentesi, chiudo la parentesi, ovviamente poi secondo voi un signore, una donna, soprattutto sotto i 60 anni, sarà lì in coda a prendersi l'AstraZeneca con la serenità con cui sarebbe stata soltanto un mese fa? Ma è ovvio che no, cioè qui non c'è da fare i Novax o Sivax o i Controvax, qua bisogna avere soltanto un po' di buon senso. Il buon senso che peraltro non c'è stato fino a questo momento, perché poi se voi andate a vedere il motivo per il quale è sconsigliato sotto i 60 anni, è sconsigliato perché ci sono delle relazioni tra una malattia rara, cioè una trombosi sul cervello che prenda delle donne in età fertile e la somministrazione dell'AstraZeneca. Ma stiamo parlando di la stessa probabilità che purtroppo si ha nell'avere una trombosi o un effetto collaterale anche mortale nell'assumere medicine. Certo, il vaccino viene preso da persone sane, le medicine da persone non sane, però insomma parliamo anche di Aulin, Occhi, aspirina, adesso tutte le case farmaceutiche si offenderanno, ma qualsiasi tipo di dispositivo medico e sostanza chimica può avere un effetto collaterale in misure ridottissime, ma comunque sia. La questione dell'AstraZeneca è veramente una cosa che dimostra il fallimento della nostra, ma non struttura soltanto burocratica, ma della civiltà occidentale, ma non quella anglosassone, quella occidentale e continentale. Il Daily Mail, il giornale inglese, che sapete io vi cito tutte le volte, il titolo che fa oggi è Keep Calm, state calmi e continuate a vaccinarvi, per il semplice motivo che in Gran Bretagna il 50% degli inglesi si è già vaccinato e si sono vaccinati tutti con AstraZeneca.
AstraZeneca, e fino a ieri piagnucolavamo perché non ci arrivava AstraZeneca, fino all'altro ieri invece piagnucolavamo perché arrivavano soltanto quelli che venivano messi nei frigoriferi a meno 70 gradi, che modificavano, pensavamo, il genoma umano. E quindi è così, viviamo in una specie di bolla in cui si perde il pragmatismo tipico degli anglosassoni o il comunismo tipico degli asiatici alla Cina, per cui abbiamo un problema, lo vogliamo risolvere, e se vogliamo risolverlo andiamoci con le barchette come a Dunkerque, perché se ci mettiamo a pensare a ma speranza contro speranza, qua non risolviamo niente. Keep calm è quindi lo slogan molto azzeccato del Daily Mail, perché dice continuiamo a vaccinarci perché qua già non muore più nessuno, ma soprattutto siamo finalmente ritornati praticamente liberi. Questo il Daily Mail di oggi. Scusatemi. Nel frattempo, però, sulla campagna vaccinale italiana, che è sempre in ritardo, e vi segnalo che 1,6 milioni di dosi di AstraZeneca sono ancora nei frigoriferi perché la gente se la fa sotto, e quindi il 45% di quanto già distribuito non è stato somministrato, quindi mi sembra una cosa da matti. Beh, insomma, vi segnalo un pezzo del Foglio molto interessante, perché voi sapete quanto me la sono preso con quelle regioni che non vaccinano gli ottantenni, i settantenni, per il semplice motivo che se tu vaccini i più fragili non muoiono più persone in prospettiva e noi siamo tutti più liberi, che è l'obiettivo di una persona normale in questo paese. Beh, insomma, oggi il Foglio ricorda in un pezzo come non soltanto Gianni, il presidente della Toscana, sta facendo un gran casino, ma anche il presidente Marsilio dell'Umbria, presidente di Fratelli d'Italia, beh, insomma, ha fatto una circolare per cui vaccinare prima e in preferenza magistrati e personale dei tribunali. Non si riesce a capire per quale diavolo di motivo il personale del tribunale debba essere vaccinato prima rispetto agli altri cristi. È una roba che io non mi spiego, è una cosa pazzesca. E bene fa il Foglio a tirar fuori questa storia. Sulle riaperture, la tesi di Polito è interessante, perché dice, il fondo del Corriere della Sera, il governo dice che le riaperture dipendono dai dati, ma si chiede, ma quali dati? Perché insomma iniziamo a essere un po' stanchi di questi dati, che sono quelli dei morti, sono quelli dei tamponi, però i tamponi dipendono dall'RT, l'RT non vale più. Per esempio, se noi andassimo a guardare soltanto l'indice RT, che era diventato l'indice fondamentale, oggi dovremmo essere tutti liberi. Se andiamo a andare a guardare i morti di oggi sono 627, alcuni giornali titolano il massimo rispetto a gennaio, è una stupidaggine anche questa, perché alcune regioni oggi i dati dei morti di ieri li hanno dati rispetto a quelli di Pasqua, Pasquetta, il giorno precedente, cioè hanno accumulato, perché lì non riescono a fare i conti dei morti quando c'è le vacanze, quindi li hanno tutti messi ieri, quindi ieri sembrano che ci sono stati tantissimi morti, in realtà sono il dato accumulato di 2 o 3 giorni, ma anche questo è un dato assurdo, perché i morti purtroppo, come si sa, in questa malattia arrivano dopo 2 o 3 settimane dal picco dei contagi. Insomma, ha ragione Polito, dipende dai dati, ma che vuol dire? Nel frattempo i contagi sono in grande ribasso e ovviamente abbiamo il solito Foglio che deve sempre fare il fenomeno contro i talk show di Mediaset, no? Perché si diverte a fare il pezzo il nemico, il virus e non le chiusure, e cita talk show di Mediaset. Allora vorrei spiegare magari con un disegnino agli amici del Foglio, che è il nemico Cerasa, e che lo sappiamo anche noi che il nemico è il virus, ma se l'effetto è quello di vedere un'economia che perde il 10%, l'economia perde il 10% non purtroppo per le morti dal virus, ma per come noi cerchiamo di contrastare questo virus. Questa cosa la capisce anche un bambino piccolo, e quindi se noi pensiamo di chiudere, come abbiamo chiuso nella prima fase, tutte le industrie mentre nel resto dell'Europa erano ancora aperte, se noi facciamo il lockdown oggi quando nel resto del mondo si riesce finalmente ad avere un po' di respiro, se noi non vacciniamo mentre nel resto il mondo hanno vaccinato, il problema certo che è il virus, ma il nostro risposta al virus, lo capiscono anche quelli del Foglio, è quella che ci fa andare in una crisi mostruosa come quella in cui stiamo vivendo oggi. C'è un dato politico molto interessante oggi che riguarda Fratelli d'Italia e la maggioranza. Una riguarda il COPASIR, e il COPASIR, dovete sapere, è quella commissione parlamentare che dovrebbe controllare i servizi segreti e che deve essere data per legge del 2007 ai rappresentanti dell'opposizione.
dell'opposizione. E, in realtà il presidente del Copasir è un signore che si chiama Volpi ed è della Lega, e oggi la Lega è al governo e quindi la Meloni rivendica questo posto, anzi oggi ha scritto addirittura una lettera al Corriere della Sera spiegando le sue ragioni. I due presidenti delle Camere, Casellati e Fico, avrebbero detto che la scelta del presidente spetta ai partiti, anche se la legge e i partiti vogliono tenere il leghista, anche se la legge prevede che il leghista, oggi essendo al governo, non possa più fare il presidente. E Repubblica dice, in una lunga pezzo, dice: beh, in realtà questo avvenne anche nel 2011, quando D'Alema, nonostante entrò nel governo Monti, il suo partito, il Partito Democratico, rimase presidente del Copasir. E la Meloni risponde con una lettera molto ben circostanziata sul Corriere della Sera, dice: scusatemi, toc toc! Ma che sarà di? Vi siete bevuti il cervello? Nel 2011 non solo D'Alema è entrato come appoggio, come tutti quanti, al governo Monti, ma quello era un governo tutto di tecnici. Qua ci sono dei ministri politici e su questo possiamo anche discutere. Ma la cosa fondamentale che dice la Meloni è un'altra. Dice: ragazzi, eravamo tutti d'accordo a tenere D'Alema, tutti i partiti. Qua c'è un partito dell'opposizione, se non vi dispiace, che dice che non è d'accordo sul fatto che rimanga Volpi. Insomma, io dico che veramente non c'è un dubbio sul fatto che quella presidenza spetti all'opposizione, e il fatto che se lo tenga il leghista oggi, secondo me, non ha alcun senso, proprio non ha nessun alcun senso. Ci vorrebbe maggior rispetto, diciamo, delle istituzioni, soprattutto se ci si candida a governare queste istituzioni. E la seconda cosa che riguarda oggi, sembro veramente un meloniano, a me, come sapete, non me ne fotte nulla, a me mi fotte soltanto che il centrodestra che sta al governo faccia liberali più che l'opposizione faccia l'opposizione, quindi io sono più preoccupato, no, delle derive stataliste del centrodestra che di queste piccole questioni politiche. Ma l'altra cosa è incredibile e la racconta Falci molto bene su Corriere della Sera, è la vicenda del cashback. Il cashback è che vi ridanno dei soldi se fate delle spese con la carta di credito, una stronzata colossale in cui noi abbiamo messo 5 miliardi di euro. Non servirà a digitalizzare, non serve alle imprese, non serve ai cittadini, è soltanto 5 miliardi che toglieranno dalla collettività per darla a coloro che oggi riescono a consumare di più. Una roba che non serve assolutamente a nulla, un programma di spesa folle, inventato da Conte e da quei criminali finanziari che pensavano di risolvere così la digitalizzazione. Gente che non sa nulla di come funziona il mondo, ma sa come spendere i nostri soldi. La Meloni, insieme a Forza Italia e Lega, aveva fatto un gran casino quando erano all'opposizione. Ieri fanno una votazione e Lega e Fratelli d'Italia e Forza Italia si svincolano dal voto contro il cashback che mette dentro soltanto e Fratelli d'Italia e Calenda. E io dico: ma ragazzi, ma siete impazziti? Cioè, il fatto che siete al governo non giustifica che ci debba essere un programma di spesa così stronzo come il cashback. E voi, quando eravate fuori dal governo, lo volevate fare fuori, e ora che siete al governo invece lo volete modificare. Avete fatto una pippa di mozione che non serve assolutamente a nulla. Io la trovo incredibile. Incredibile. In realtà, scusatemi, mi sono dimenticato di dirvi riguardo al virus un'altra cosa fantastica: il virus mette in ginocchio il Brasile, pezzo oggi di Repubblica, pagina 10, perché questa è un'altra delle grandi mode: il Rio de Janeiro, 4.000 morti, 2.300 a San Paolo, e poi vai a vedere i numeri. In Brasile sono morte 336.000 persone, ammazza, dite voi, tante. In Italia sono morte 112.000. Il 112.000 moltiplicato 3, lo capisce anche un bambino che fa elementari, 112 per 3 fa più o meno 330, cioè l'Italia ha un terzo dei morti, o Brasile ha tre volte i morti. Ma tu poi vai a vedere quanti sono gli italiani. Gli italiani sono 60 milioni. Se moltiplichi gli italiani per 3, 3 per 6 mi sembra che faccia 18, 180 milioni. Allora tu dici: gli italiani hanno un terzo dei morti e hanno un terzo della popolazione. No, perché noi siamo 60 e loro sono 212 milioni, il che vuol dire che loro hanno un numero di morti per milione inferiore agli italiani. Cioè, Repubblica, il virus mette in ginocchio Brasile, ma poi non si rende conto che si è messo in ginocchio il Brasile, e noi che ci ha fatto? Ci ha sotterrato il virus, anzi ci ha davvero sotterrato secondo i numeri che stanno uscendo. Una cosa pazzesca. AstraZeneca, le riaperture ve ne ho parlato, poi c'è un'altra questione stupenda di cui vi devo parlare, che è lo strappo di Erdogan. Beh, quello che succede è che il sultano, come lo chiamano tutti quanti, commentano tutti quanti, deve ricevere, ma Georges Michel, ex premier, presidente del Consiglio europeo, e la Ursula von der Leyen
Beh, insomma, la baronessa, invece di farla sedere in una sedia, si deve sedere su un sofà. Tant'è che il titolo del quotidiano nazionale è stupendo, poltrone e sofà. Ed è un casino, perché, insomma, l'idea che lei stia distanziata da Erdogan fa parlare populismo, maschilismo, sessismo. Potete immaginare tutto quello che si parla. Pochi definiscono questo anche figlio di una religione fondamentalista islamica che pensa che le donne siano una cosa diversa. No, no, non c'entra niente. Bonanni riesce a dire sussulto di machismo, ma si inquadra nella crociata dei populisti di tutto il mondo, quindi è il populismo che porta questa roba qua, quindi tutti che fanno l'Aspesi, tra l'altro, nota il silenzio dell'altro uomo, cioè il presidente del Consiglio europeo che si siede in quella sedia e si accomoda in quella sedia con i braccioli dorati, mentre la signora che non ha un posto si deve mettere sul sofà a distanziato. Quindi forse invece di parlare di populismo e di machismo avremmo potuto pretendere dal presidente Michel o Michael, come cacchio lo volete chiamare voi, avremmo potuto pretendere che facesse un gesto, lasciasse la poltrona alla donna, ma non solo per Galateo, anche per Galateo secondo me, ma anche per diciamo rispondere all'offesa implicita di Erdogan. Però c'è un piccolo aspetto in tutte queste cose che non vi raccontano se non un piccolo colonnino oggi, posto che io la trovo una cosa scandalosa il fatto che l'Europa si sia presentata con due rappresentanti, come sempre avviene, di cui uno se n'è fottuto e si è seduto sulla sedia e l'altra si è messa dall'altra parte. Anche se fossero stati due rappresentanti, diciamo, uomini, comunque sarebbe stata una cosa disgustosa. Quindi io sto con lo schiaffo del sultano e penso che l'Europa non possa sopportare lo schiaffo del sultano. Ma detto questo, tutti i giornali dicono una stronzata, tranne il Corriere, che ve lo riporta in un colonnino, e cioè che in realtà il posto d'onore l'avrebbe dovuto avere proprio Michael, l'uomo, in quanto essendo presidente del Consiglio europeo anche rappresentante della politica estera, il posto d'onore, secondo quello che dice il Galateo e il cerimoniale di Palazzo Chigi di Bruxelles, cioè in quella sala l'uomo più importante, quello che si deve sedere alla destra della padrona di casa in un pranzo ufficiale, beh, insomma, era Michael, e la signora Ursula von der Leyen, se non per il suo titolo, forse doveva stare un po' più al lato, ma più al lato, accanto a lui, in una sedia di pari grado, ovviamente. Cioè il cerimoniale doveva prevedere due sedie, non una sedia, su questo non c'è dubbio. Quindi lo schiaffo c'è stato, cioè c'è stato, soltanto che i giornali italiani sono come al solito un po' provvisori, tranne per il Corriere, che è andato a vedere a Palazzo Chigi come funziona il cerimoniale. Chi conta di più, il Presidente del Consiglio europeo o il Presidente della Commissione? A differenza di quello che scrivono il 95% dei giornali, il Corriere della Sera dice che conta di più in quell'occasione il Presidente del Consiglio europeo, anche se sono pari grado. Ma questo conta poco, se non nelle diplomazie dei posti a tavola. Quello che conta è il riflesso condizionato di tutti i giornali italiani, che non se la prendono con Erdogan per il suo motivo fondamentale, che ovviamente lo dice una scrittrice turca, peraltro oggi su Repubblica dice: in realtà la Ursula è stata molto più critica di quanto lo sia stato Michael. Probabilmente così se lo dice, ma il punto fondamentale è la religione fondamentalista che rappresenta quell'uomo, cioè quello lì pensa che la donna non è che sia una roba, ma perché questo è il loro punto, e questa roba qui non c'è nessuno il coraggio di considerarla tale. Ma voi pensate che è lo stesso, c'è la Bonino e ci sono tutti che ci rompono i coglioni sull'atteggiamento? Il problema fondamentale è chiunque, Bonino compresa, che si è messa il velo quando è andata in Iran. Ci sono degli stati e dei paesi che considerano una donna inferiore, a differenza di quanto consideriamo noi occidentali, giustamente. Però noi siamo dei fenomeni nel pensare che questo sia, come dice fantastico oggi Bonanni, un sussulto, è una crociata populista, cioè mette sullo stesso piano Erdogan con lo fa anche l'Abbonino, il genio dell'Abbonino, una che non capisco perché ancora parli, ti dico la verità, cioè potrebbe stare benissimo a fare dei pezzi sull'Imes, questa pur di dall'anticasta parlamentare alla casta parlamentare. Beh, la Bonino oggi ci spiega come spiega Bonanni che che come Boris Johnson, che non ha preso l'alto, non voleva la rappresentanza europea a casa sua, cioè mette Erdogan come Boris Johnson. Questi veramente hanno dei problemi, dei problemi seri. Purtroppo ce l'abbiamo ancora là da qualche parte. Nel frattempo ci sono due o tre cose di contorno di economia. I sindacati vogliono la proroga dei licenziamenti. Carraro gli risponde, presidente De Veneti su Repubblica, dice: ma ragazzi, ma siete matti, è finita
vita. E poi questa idea che continuate ad avere, che le aziende non vedano l'ora di licenziare, ma dove vivete? Ma che pensate, che noi siamo, abbiamo tutta sta fregola di licenziare la gente sul blocco dei licenziamenti? E poi io vi segnalo questa ricerca fatta da Enrico Costa, che sta con il partito Cambiamo di Toti, oggi ne parla, mi sembra, Repubblica o il Corriere della Sera, delle vittime di ingiustizie giudiziarie. 766 errori giudiziari di arresti ingiusti soltanto nel 2020, con rimborsi per 46 milioni, che tra l'altro i rimborsi sono sempre ridicoli. Devo dire che Costa dice: ma ragazzi, prima o poi ci svegliamo e cerchiamo di dare qualche sanzione disciplinare a questi che commettono tutti questi errori. Le ultime due cose sono stupende. Minoli, 75enne Minoli, si autocandida al vertice della RAI. Come sempre, pensa di essere... Minoli è uno che deve sempre spiegare, secondo me spiega agli imprenditori come fare imprese, ai giornalisti come fare i giornalisti, ai produttori come fare i produttori, agli artisti come disegnare. Cioè, questa è l'attitudine. Ci sono degli uomini che insegnano a tutti gli altri cosa devono fare nei loro mestieri. Minoli è uno di questi. E Minoli ha una tale consapevolezza di sé che dice: non riesco a capire perché non faccia il vertice, non sia il vertice della RAI. Benissimo. E tra l'altro una cosa stupenda, lui si è stato pagato l'ultima volta un botto di soldi dalla RAI, prima che ci fosse il limite di 240.000 euro, gli hanno pure dato dei diritti dell'archivio RAI. E lui dice: non riesco a capire perché me lo chiedono tutti e non la RAI, perché ce l'ha con Salini, perché è l'altra cosa di Minoli che deve sempre insultare tutti. E poi gli dicono: beh, insomma, glieli regala, no? Glieli dà indietro come Bogest, lei che tanto ama la RAI. E dice: non ci penso proprio, questo glieli rivendo. Cioè, quindi lui sta facendo l'asta su una roba incredibile, per cui lui, per essere pagato di più, gli hanno dato i diritti di sfruttamento, mi sembra, di 3.000 ore di televisione RAI, di take RAI, e lui ovviamente si lamenta che nessuno glieli richiede indietro perché vuole alzare il prezzo. Io la trovo fantastica. Questo è il minolismo, non mai peggio del murgismo, che soltanto Serino oggi poteva cucinarsela così bene. Condannata la Murgia, perché ha fottuto una piccola casa editrice sarda. Beh, insomma, direi che oggi ce ne sono tante di cose da leggere sui giornali, anche molto divertente le nuove miliardarie, dovete solo vederle in faccia, le cattivissime asiatiche e le biondissime occidentali. Spero che non sia sessismo questo nel raccontare la foto di quel pezzo del Corriere della Sera che parla delle nuove miliardarie.